Una cerimonia fortemente voluta da Anci Puglia, comune di Barletta, per permettere a chi si è laureato in videoconferenza durante il lockdown di raccogliere l'abbraccio dei propri parenti e vivere le emozioni di un traguardo tra i più importanti da raggiungere nella vita. Il Pala di Sfida Mario Borgia a Barletta ha ospitato lo Smart Graduation Day. La celebrazione della laurea in presenza è coincisa con la piantumazione di 137 alberi, uno per ogni laureato, con tanto di targhetta personalizzata. E questi alberi saranno piantati nel comune di Barletta con l'auspicio che possano crescere forti e robusti, come forti e robusti sono i nostri ragazzi e soprattutto le radici che questi ragazzi hanno nella nostra città e nel nostro territorio. L'obiettivo di questa manifestazione è ricordare a tutta la politica, a tutti gli amministratori, che questi ragazzi sono importanti per il territorio e ci auguriamo che dopo il percorso universitario possano trovare gratificazione professionale nel nostro territorio e si ispira anche nella nostra città. Presente il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, il quale ha evidenziato come la cerimonia abbia un'importanza particolare, anche, forse soprattutto, per i genitori. Siamo contenti di onorare questa giornata con la nostra presenza, con la presenza degli assessori, con la presenza del Presidente del Consiglio e con tutti i giovani che si sono laureati. E soprattutto con i loro genitori, perché questa è una festa dei genitori. Dal viceprefetto vicario della BAT Nicola Di Matteo, la riflessione su come questi ragazzi abbiano impersonificato la forza dello Stato, capace di andare avanti anche nei momenti di difficoltà. È un segnale di vitalità e di vita che continua. Anche durante il lockdown sono state svolte tutte le attività, innanzitutto da parte dello Stato, di tutti gli enti territoriali interessati, e quindi questi ragazzi sono la prova che anche in una fase di criticità e di estrema difficoltà la vita ha continuato e il loro successo è anche un successo di coloro i quali hanno assicurato la salute e l'integrità fisica di tutti i cittadini. Dalle parole della giovane Barbara Garriba, i ricordi di quei giorni durissimi e le emozioni per il traguardo finalmente raggiunto. È stato difficile perché contemporaneamente studiavo e lavoravo. Nel momento prima della chiusura del lockdown ero a Milano e quindi il fatto di essere tornata qui è stato per me una gioia, un sollievo, ma anche tanta preoccupazione perché non si sapeva insomma se lo stato di salute personale, quindi tanta gioia insomma.